In onore del cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo emerito di Bologna, scomparso il 6 settembre scorso, l'Associazione Culturale San Michele Arcangelo ha organizzato due incontri tenutisi a Ravenna venerdì e sabato scorso. Il primo appuntamento ha avuto come ospite Ettore Gotti Tedeschi, economista che dal 2009 al 2012 ha ricoperto l'incarico di presidente dell'Istituto per le Opere di Religione, IOR. Durante la conferenza moderata dal giornalista e scrittore ravennate Paolo Gambi, presso la sala Severino Ragazzini del Centro Dantesco di Ravenna, il banchiere ha affrontato il tema: la crisi finanziaria deriva dalla decadenza morale della società? Ettore Gotti Tedeschi, che è stato presidente dello IOR Vaticano, e verrà presentato il libro Amare Dio e Far Soldi, che è un titolo diciamo provocatorio, ma sostanzialmente professore vuole in qualche modo evidenziare come la crisi della finanziaria che caratterizza diciamo l'attuale società sia in qualche modo legata anche ad una crisi morale, e quindi il libro e il pensiero del professor Gotti Tedeschi è un po' in questa direzione e tende a sviluppare questo tema. Nel senso che la crisi economica o la crisi, se vogliamo, la miseria materiale è conseguenza di una crisi morale. Però detta così sembra un po' insufficiente per essere abbastanza credibile, così oggi ritengo che verrà un po' analizzato meglio, approfondito, il quando nasce, come nasce, perché nasce questa cosiddetta crisi di carattere morale che ci ha portato a questa situazione. In più, tra l'altro, devo dire che è anche abbastanza una considerazione mi faccia dire non politicamente corretta in questo momento, perché l'attuale autorità morale non sono sicuro che la pensi così. Non sono affatto sicuro che l'autorità morale in questo momento ritenga che sia una crisi morale l'origine delle crisi materiali. Dimostra il fatto che in Evangelii Gaudium il Papa dice praticamente quasi il contrario, dice che l'origine di tutti i mali è la diseconomia, quindi la cattiva ripartizione delle risorse, quando invece questo è proprio il primo effetto di una crisi morale che porta l'uomo ad essere avido, egoista, indifferente al prossimo. Quindi le tesi, ovviamente, che non sono per nulla in contraddizione con quello che dice il Santo Padre o polemiche nei confronti, però sosterrei le tesi che ho sempre sostenuto e che sostiene il Magistero della Chiesa da parecchi secoli, come si dice.